Patrick, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Gioni e poi questo tandem inedito in attacco Berisha Immobile. Però non so poi effettivamente se queste saranno poi le saranno confermate queste probab questa probabile formazione, quindi queste scelte così ipotetiche di Inzaghi, però nel caso questo esperimento di Berisha in avanti, boh, meno, mi sembra un po' strano, non so se Hai per caso pure quella della Cremonese? Alla No. Correa? No, perché No, ero però curioso per vedere se domani gioca Palombi. giocava Simone Palombi. Ora vediamo un attimo. Ah, è Però vero. commentando questo, poi mi fa un po' strano magari non vedere Lulic tra i titolari perché se non erro è squalificato in Sì. campionato. Quindi, però forse Inzaghi, ecco, forse proprio in virtù di ciò che deve Un far po' di leva su riposo. Gioni. No, ma Lulic oggi insieme a Radu stavano in clinica per un Ah, ok. controllo, si sono allenati, quindi è meglio evitare qualsiasi, anche se Sì. non fosse, però. No, pensavo che era in chiave Gioni per Solo. fargli mettere minuti nelle gambe, visto che comunque poi si troverà a fronte a una partita molto importante come quella contro la Samp. E quindi allora, vediamo un po'. Cremonese invece abbiamo sempre 3-5-2, quindi speculare anche l'Udinese, la squadra di Rastelli. Agazzi, Ravanelli, Bianchetti, Terranova, Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore, Ciofani, Ceravolo. Quindi non porta. Fanicelavolo, Sì. quindi Simone Palombi partirà dalla Palombi parte delle panchina. probabili formazioni. Comunque poi Agazzi, chissà se è figlio d'arte, e poi Rastelli, l'allenatore che era praticamente nel Piacenza, sì, colui che affiancava Inzaghi. Simone Ce n'è Inzaghi un proprio altro in forse coppia dei figlio d'attacco. Agazzi è quello che giocava al Cagliari, sì, è Ancora. presumo sia lui. Ancora lui? Ah, pensavo che fosse. Aspetta Allora che vi do conferma, Michael. Dovrebbe essere sì, Beh, se Michael, si chiama giusto? Michael è lui. Vediamo. No, non lo so, qui segna solo Agazzi, Ah, mo, no. ok. Michael È Agazzi, sì, lui. portiere della Cremonese, Grande, io pensavo sì. fosse figlio Sì, d'arte, invece no. 35 anni, È vero che i quindi portieri vabbè, che i comunque portieri, sì, hanno una parlando vita un fino a po' più 40 è lunghi. arrivato, però. 44. Com'è la formazione? Ho detto pure un altro cognome, la formazione della Cremonese? Ravanelli, Pure Bianchetti, Ravanelli. questo non so. Poi tra le conoscenze penso È Bianchetti proprio lui Terra. Ravanelli, Ravanelli, come sì, però gioca un po' più dietro, da fluidificante del basso, sì. Bianchetti e Terranova giocavano in Serie A fino a qualcosa. Se non erro, Terranova, sì. Bianchetti sì, col Verona, Terranova sì, col Sassuolo, Sassuolo. col Palermo, se non erro, ha giocato Ma in realtà anche. la Cremonese aveva allestito una squadra per salire, invece sta affrontando Un un po' di campionato difficoltà, sì. ma come decisamente, d'altro. hanno cambiato allenatore da poco e sicuramente una brutta stagione. Ma d'altronde la Serie B è così, è No, un tunnel l'organico però, strano. diciamo, un organico ce l'ha. Assolutamente sì, no? Infatti di solito leggendo le formazioni magari di squadre di Serie B che non sono, diciamo, tra le primissime oppure magari che non sono le neoretrocesse, quelle lì che comunque un po' più abituate a vederle prime in classifica, di solito non si conosce nessuno. Invece oggi leggendo questa formazione comunque la maggior parte si Sì, conoscono. pure Lo stesso Migliore comunque, terzino pure Ceravolo. dello Spezia per Vabbè, tanti anni. come Vabbè, coppia d'attacco Ciofani e Ceravolo, Ciavolo e che ovvio, Ceravolo. sì, una coppia importante. Serie B è importantissimo. Sì, quindi poi vabbè, Beh, c'è tra gli anche da squalificati. Serie A, perché fino a qualche tempo fa Ciofani giocava comunque in Serie A col Frosinone, eppure Frosinone, lo come no? stesso Lo stesso Ceravolo, Ceravolo. sì, assolutamente. Quindi comunque una formazione per la Serie B, anzi, di tutto rispetto. Quindi comunque verranno con entusiasmo, credo, poi trascinati anche, presumo, Mi comunque dispiace per loro. da un buon pubblico. Probabile pure per loro turnover, perché comunque proprio vista il Eh piazzamento sì. in campionato, non credo che rischieranno formazioni o Signori, io problemi intanto di quelli che hanno. vi devo portare i saluti della nostra amica Valentina Zampelli. Ah, un saluto a Un Valentina. saluto, con l'augurio di poterla ritrovare presto qui ai nostri microfoni. L'abbiamo sentita un anno fa, tanto se non No, la sentiamo. tanto fa, sì. Inoltre, giustamente lei mi faceva rammentare che la coppia Alqua di Zampelli il 6 gennaio ha colpito ancora portando a casa un altro trofeo. I 2006 di Mister Gonini vincono la Madera per la seconda volta consecutiva al Ok. Candiani e alzano il trofeo battendo i pari età della Roma. Ah, un altro 2-0 netto, partita sotto il sole, molto bella. quindi
è stato bissato il successo. Siamo vincenti, siamo vincenti, sì. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bellissima partita, un bellissimo da torneo. Con la Zampilla di gennaio pensavo che stavi a dire una cosa di brutto. Mamma mia, no. Con Valentina non si passa. Assolutamente no, no, ah, non mancherebbe. Siamo la coppia del 6 gennaio perché l'altro anno Insistite per sé, perché attento. Nel frattempo ragazzi è arrivato Escalante a Roma, alla sua prima giornata romana. Ah, è arrivato proprio qua? Allora, te credo, mi pareva vero. Da mo che sta qua a Roma. No, però 8 anni a Roma, e quando me li capita? Manda subito. Ha comprato già casa, già 6 mesi fa ha comprato casa. No, a quanto pare comunque, vabbè, credo sia venuto a Roma per le pratiche burocratiche, sì, ma dovrebbe poi arrivare nella prossima stagione, certo, quindi se si arriva non se sta anticipando, se sa mai. Beh, sì. Però, giustamente per lui, come dicevamo, beh, nel, pare che comunque stia facendo molto bene all'Eibar, dove è anche capitano, una simpatica formazione basca, comunque c'è, cioè, una piccola cittadina, infatti questa pure è una cosa che mi aveva colpito, questa, la storia di questa formazione, e quindi a quanto pare questo, lui sarà il primo rinforzo della Lazio per la prossima stagione. Vedremo, vedremo. Metti là. Non so, veramente non riesco a rilasciare qualche, diciamo. Non lo conosco, so che ha giocato nel Catania ai tempi. Sì, assolutamente sì. Furono, sì, 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 sì. Non ha avuto. Manco col Catania, se lo ricordiamo tanto, però. No, esattamente, per questo non riesco ad avere un parere in merito. Magari quindi ci sono alcuni giocatori tipo Castro, qualcuno che sì, 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 impresso, ma è pur vero che quell'anno il Catania. Però fu un po' l'Argentina tra i 100 e i 200 giocatori. Sì, praticamente. No, praticamente era il era diventata una succursale tipo del della argentina, l'ONG da Sicilia, il Catania La Plata, tipo qualcosa del genere. Sì, 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 assolutamente. Sì, sì, portò tantissimi, alcuni molto validi, altri di cui si è persa traccia. Sì. Di cui questo Escalante non sapeva invece. Era una meteora, sì, ai tempi è stata una meteora. Fortuna invece in Spagna, dove ha fatto la sua onesta carriera. Adesso ha, mi sembra di aver letto, 27 anni. 27 anni. Quindi, e come ruolo è un centrocampista avanzato? No, dovrebbe, poi non ho ben capito anche questo, dovrebbe essere sì, un mediano. Mediano okay. Quindi, vabbè, comunque poi calcolando, diciamo, lo schieramento tattico di Inzaghi, dovrebbe essere una delle due mezzali nel 3-5-2. La prossima, fino a fine campionato, vedere tutte le partite dell'Eibar. Assolutamente sì, dobbiamo farci un'idea di questo. Fare il tabellino. Dobbiamo farci un'idea di questo giocatore, perché comunque, ripeto, è un po' semi sconosciuto, però siamo abituati alla Lazio, diciamo, questi colpi che poi magari si rivelano risolutori, chi lo sa, magari anche questo giocatore che potrà darci delle soddisfazioni. Al momento però comunque, ecco, un segnale che la Lazio sta cercando di lavorare anche per il futuro, anche se ahimè, se devo poi esprimere la mia, io qualcosina a gennaio l'avrei fatta, ma soprattutto in ambito rinfoltimento della rosa, perché comunque non credo che poi nei titolari la Lazio vada toccata più di tanto, anzi non credo vada proprio toccata. Quello è chiaro, però è vero che come parco giocatori è talmente ampio, anche se poi il livello è quello che è, che inserirne ancora altri, che poi non prendi i giocatori di prima fascia, perché comunque gli 11 titolari sono quelli, finché, se magari riesci a sfoltire la rosa, sicuramente puoi trovare il rimpiazzo adatto, ma per adesso comunque la Lazio ne ha tanti, anche alcuni che magari vediamo poco, lo stesso Lukaku pure, la Lazio ancora ce l'ha. Sì. Sono talmente tanti che penso che penseranno prima di sfoltire la rosa. Per quanto riguarda quello che dicevamo prima, oggi in Paidania si sono presentati Leiva, Rado, Lulic e Correa. E Correa per un controllo su quello che già sappiamo, e non giocherà neppure domani per farsi trovare al meglio per la gara di sabato con la Sampdoria, mentre Radu domani salterà la Cremonese, e ieri ha svolto il lavoro differenziato insieme a Correa, ma comunque la condizione non crea nessun allarme, eppure Lulic e Leiva stavano in clinica. Questo è il motivo forse più cautelare della sua, almeno tra l'ipotetica formazione di domani, non c'è forse per questo motivo. Quindi domani orario ore 18 Lazio Cremonese, partita di Coppa Italia, e poi sabato ore 15 partita di campionato Lazio Sampdoria. Tutto ciò in attesa poi del recupero contro
il Verona, di partite ce ne saranno tante, c'è prima pure il derby, altra partita molto importante, c'è la partita con la SPAL, ne abbiamo dette tutte queste partite, insomma la Lazio. Beh sì, sarà importante anche quella con la SPAL. Bel tour de force casalingo. Sì, sarà importante anche quella con la SPAL, perché poi anche per una questione, diciamo, di vendetta, no? Perché le ultime due a Ferrara nel 2019, una dello scorso campionato e una dell'attuale campionato, sono state veramente delle beffe atroci. Forse ripensando soprattutto a quella di quest'anno, pensi magari pure se avessi strappato quel punticino. Perché non so se ha vinto altre partite alla SPAL oltre a noi. Forse un'altra non ha col vinto. Parma, col in casa, dici, in casa. Pure amica. Sì, col Parma. Ricordo così, sì, partita. Perché sempre per motivi fantacalcistici segno pedaggio, quindi ricordo questa cosa qui. Nel frattempo Renato ci scrive: Beriscia, pane e mortazza e un grande stracoscia con il Napoli. Beh, assolutamente sì, stracoscia veramente tanto bistrattato e criticato, Renato, però. Il colesterolo con tutta sta mortadella, Renato. Sì, ma poi mi ha parlato di una gran buona mortadella, una ai pistacchi, l'altra invece con al con un retrogusto piccante, ma non ricordo questa. Ah, sì, ma aveva, ormai sta diventando sì. Esatto, su sì. Tutti i tipi di mortadella. Sì, sì, esatto. Okay. Perché poi giustamente la deve mangiare ogni qualvolta gioca la Lazio, quindi è okay. Bene variare. Varia, okay. Assolutamente. Elena, sì. Tocca venire a trovare. Sì, assolutamente. Oddio, Torino non è proprio famosa per la mortadella. Però no. A quanto pare Renato però ha delle risorse in tal senso, no, quindi no, c'è sicuramente. Intanto ci fidiamo di Renato, quindi sì, infatti, quindi chi meglio di lui ci potrà indicare questa strada gastronomica. Dai Renato, allora domani altro panino con la mortadella alle ore 18. Ma probabilmente sì, accompagnato rigorosamente da un bicchiere di vino bianco. No, vino bianco. Sì, assolutamente. Fino al 20 maggio non farò esami del sangue. Grande Renato. Assolutamente. Dai Renato, dai. Mangi un bel panino alla mortadella, partita della Lazio e poi bella corsetta, dai. Così per smaltire. Ma non lo so se quella è intenzionata a farla, no, scherzo, dai. Comunque allora, ora direi di andare in pausa e di risentirci tra poco. Dai. Ok, 23-24, Nido delle Acque. Antonio, siamo già pronti per il prossimo collegamento per conoscere un po' meglio il nostro prossimo avversario del campionato di sabato prossimo. Sì, la Sampdoria di Ranieri, che è reduce poi da una bella vittoria ottenuta ieri con il Brescia, e andiamo ad analizzare, diciamo, pregi e difetti della squadra blu cerchiata con Luca Russo di Primo Canale. Bentornato Luca. Buonasera a voi, scusate per il calo di voce, ma questo è, insomma, in questo mondo calcistico così agonista, insomma. Non ti preoccupare, figurati. E, allora, quindi partendo, diciamo, da quello che, diciamo, l'attualità in casa Samp, una bella vittoria, forse come non si era ancora vista in questa stagione,
5-1 contro poi una diretta concorrente. E può essere uno snodo importante, diciamo, per lasciarsi alle spalle in maniera più o meno definitiva questa zona retrocessione, oppure secondo te c'è ancora da soffrire?